Arriva la quarta sconfitta consecutiva per l'ITRI di mister Davide Palladino, una vera e propria crisi che sembra al momento non avere via d'uscita per l'11 bianco-azzurro che perde in casa 1-0 contro il Serpentara, una partita forse tra le peggiori, quelle giocate dall'ITRI quest'anno, che non è mai stata pericolosa contro un'altra squadra che era in crisi di risultati, vale a dire il Serpentara, che aveva vinto la prima giornata, ma poi nelle restanti quattro aveva trovato due pareggi prima e due sconfitte. Serpentara che non ha fatto niente di eccezionale, si è chiusa bene, ha difeso bene e poi ha trovato nel finale la rete vincente col bomber del campionato, vale a dire Tozzi. Grave reprimenda, dura, più che grave, scusatemi, reprimenda ancora una volta del patron Vincenzo Ialongo, che ha detto che prenderà dei provvedimenti dopo questa sconfitta, l'ennesima. Ancora manca la vittoria in casa Fondi, era ultima in classifica prima di questo turno, continua a esserlo con solo 2 punti in classifica. L'ITRI, ultima in classifica nell'eccellenza girone B, adesso si fa veramente difficile. Ripeto, rete di Tozzi, quasi mai pericolosa la squadra di mister Davide Palladino, una partita che doveva finire 0-0 per ciò che si era visto sul campo, che ha portato invece i 3 punti al Serpentara, 3 punti importantissimi, punti che servivano come il pane all'Itri, che esce dal campo ancora una volta con 1-0.